Se a marzo si grida onestà, ad ottobre ci si trova a votare un condono edilizio e uno fiscale. Se in campagna elettorale si giura di abolire la legge Fornero, da vice premier si cerca di aprire una finestrella per il quota 100. Si promette la flat tax, poi si forfettizza le partite IVA. 17 miliardi per il reddito di cittadinanza diventano 7. E se l'Ilva a primavera doveva diventare un parco giochi, in autunno si festeggia l'accordo con l'acquirente indiano. Poi si dà il via all'odiato gasdotto pugliese e alla fine arriva al pettine nel nodo TAV. Qualcuno aveva promesso che si sarebbe fatta, qualcuno che non si sarebbe fatta. Perché alla fine siamo sempre lì, tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare. Allora, l'avete visto?